Galella ha raccontato la sua storia agli studenti della facoltà di lettere e mentre parlava sullo schermo apparivano le sue immagini più famose delle star che per più di 20 anni hanno occupato le prime pagine delle riviste di tutto il mondo. Da Marlon Brando a Jackie Kennedy, da Sofia Loren a Robert Redford, da Robert De Niro a Frank Sinatra. Ron Galella, un pezzo di storia di una fotografia che non c'è più, come lo ha definito il critico Gianni Romano, da oggi a Matera, dove il Consiglio regionale ha organizzato in suo onore una mostra e una serie di manifestazioni. Il primo incontro ha voluto che fosse con gli studenti, ai quali ha raccontato in maniera schietta e immediata 50 anni di carriera e di passione per la fotografia. Lui, figlio di un emigrante di Muro Lucano, la prima foto da freelance l'ha venduta nel 1955 a $25. Da allora non ha più lasciato la sua Nikon, diventando uno dei più famosi paparazzi degli anni 60, 70 e 80, specializzato nell'arte di rappresentare, attraverso uno scatto rubato, storie e frammenti di vita di grandi personaggi. Cerco la bellezza naturale delle celebrità, ha spiegato agli studenti, e ho voluto sempre catturare il lato poetico della fotografia. Jackie Kennedy era il mio soggetto preferito perché mi ignorava, non si metteva in posa. La chiamavo Monna Lisa perché nel ritratto di Leonardo da Vinci potete vedere l'approccio di un sorriso che ricorda il suo attimo.